Street Food Village, il giro d'Italia dei cibi di strada, fa tappa a Capua per una rappresentanza dei cibi delle varie regioni d'Italia e non solo, il tutto nello splendido scenario del City Hall Eventi. Cos'è lo Street Food Village? Street Food Village è un villaggio di cibi di strada, di operatori che cucinano sul momento davanti al cliente tutti i cibi di strada che abbiamo mappato, diciamo così, in tutta Italia. Io ho fatto una ricerca per un master dal 2004, quindi nessuno ancora parlava di questo fenomeno, e dal 2010 il primo evento realizzato con l'associazione Street Food. Quindi diciamo tutti date che segnano un primato, perché appunto oggi è diventato un po' una moda e ci fa piacere da un lato averla lanciata, dall'altra si spera che continui, perché le mode, si sa, spesso passano in maniera molto veloce. Però l'italiano deve riappropriarsi di questo fenomeno, di questo modo di cibarsi, perché è una valida alternativa, così la proponiamo noi, una valida alternativa al cibo di stral, al fast food di stampo, esatto, di stampo statunitense, e tutto quello che è la produzione alimentare globalizzata, quindi non solo le catene, il fast food, l'hamburger in quanto tale, ma proprio tutto il modo di concepire un determinato cibo, un determinato modo di alimentarsi. Ecco, quindi il cibo di strada è proprio uno, è mai all'ordine del giorno. Esatto. Quindi esatto, perché anche noi per esempio proponiamo un hamburger, però è fatto di carne di chianina IGP e tutto è certificato da una carta d'identità che segna dalla nascita fino alla macellazione l'animale da cui si prende la carne, per cui chi va a comprare quel tipo di hamburger sa che cosa mangia. Questa è un po' diciamo la nostra filosofia, e quindi questo noi abbiamo fatto fino a 30 tappe fino all'anno scorso, quest'anno siamo lì, e quindi diciamo ci piace che ci chiamino in tutta Italia e che siamo un po' il punto di riferimento. Perché non siamo solo una realtà che fa somministrazione di cibi e bevande, ma siamo una realtà che fa cultura, che fa promozione del territorio. Negli stand enogastronomici e ho trovato Lorenzo. Lorenzo, buonasera Lorenzo, da dove vieni e soprattutto cosa offre il tuo stand? Noi arriviamo da Palermo, una piccola frazioncina in provincia di Palermo, si chiama Cinisi Terrasini, è il paese di Peppino Impastato, non so se lo conoscete, e portiamo in alto il nome di Palermo in giro, insomma. E noi vi conosciamo, siete famosissimi. Cosa offre lo stand in generale questa sera in modo particolare? Noi presentiamo 5 cibi di strada, che praticamente sono il pane qua meosa, che è milza e polmone, farcito dentro un panino con sale, limone e formaggio. Poi abbiamo le panelle, che sono delle frittelline di ceci, aromatizzate con finocchietto selvatico e prezzemolo. E poi abbiamo gli immancabili arancini, che sono di carne, il classico, insomma. Siamo la patria del cibo di strada. E in questo momento
non nego che sono emozionatissima, perché mi trovo precisamente nella Magna Grecia. Io poi sono un'appassionatissima, quindi mi trovi insomma molto presa nell'argomento. Innanzitutto, quali sono nel tuo stand i piatti che proponete, che riflettono un po' anche il tipo di alimentazione che c'era nella Magna Grecia? Allora, i piatti, quelli che proponiamo noi, sono i tipici piatti che quasi tutti i turisti quando vengono in Grecia conoscono. Tra qui sono i souvlaki, sono i spiedini di pollo, di maiale, di agnello grigliati, il panino greco pita gyros, un piatto abbastanza conosciuto perché viene fatto lì per lì, cucinato con il gyros, che sarebbe la carne di maiale cotto allo spiedo verticale. Sin dall'antichità in Grecia la carne cuocevano allo spiedo, orizzontale o verticale. Oltre il maiale anche l'agnello, diciamo il piatto più famoso in Grecia. Come facciamo anche noi oggi, insomma, in Italia, sì, se vogliamo. Sì, diciamo così che sin dall'antichità sia i greci, gli etruschi, i romani, no? Avevano, diciamo, uno scambio di culture fra di loro, no? E anche di cucina, no? Tra l'altro qui noi presentiamo anche la tipica salsiccia greca, che si chiama lucanica. Ecco, in Italia so che esiste una cosa simile, no? La lucanica, quella la salsiccia del nord, diciamo, italiana, che comunque come nome è abbastanza simile. Ma cambiano gli ingredienti. Quella greca viene farcita, diciamo, come carne di maiale, viene messo il porro, l'origano di montagna. È una salsiccia, diciamo, abbastanza speziata, che comunque si differenzia anche perché è più meno lunga rispetto alla lucanica qua, che è tutta tonda e abbastanza. E dopo l'organizzazione e il nostro percorso tra gli stand, non ci resta che ascoltare i nostri microfoni Gianluca Manzieri di Radio Marte e direttamente da Made in Sud Lello Musella. Poi mi sono spogliato, lei mi ha guardato e mi ha detto: viesto tra la voce, tenga timidezza che ha già fatto. Tenga timidezza e caccia fa, se sono timido, 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 grazie, grazie. Siamo qui, siamo in compagnia di Lello Musella e di Gianluca Manzieri, come potete vedere alle mie... Benissimo! Vai, faccia la prima domanda, inizia, che sta ciò allegro. Va bene, semplicemente una domanda, sì. Qual è l'elemento che appunto fa la differenza? Ah, io non so niente, no. Lui è più informato, sappiate, su questo, qual è l'elemento? Si è rubato la mia battuta, di acitizzazione, si è messo, e capito che ha rubato la mia battuta. Che fa la differenza per un artista controcorrente come te? Non lo so, io non l'ho mai pigliata la corrente prima di uno spettacolo, quindi onestamente non so che risponderti, in realtà... Vai. Vai, va bene, veloce, altrimenti poi i tempi. Allora, noi siamo abituati, sì, Lello Musella, a vederti come lo chansonnier partenopeo, vabbè, a Made in Sud. Pure io mi sono spazzoliato, vai. Quindi, però, no, forse non tutti sanno, sì, che tu vanti di un curriculum. Ma questo, diciamo, parliamo di altro, tu mi devi, allora, fare una domanda. Vabbè. Le arici, tu parli, no, un curriculum, no, le arici, allora non vuole rispondere su niente, un curriculum ce le arici. Curriculum. E allora facciamo una cosa celere, i tuoi programmi futuri. Ma... quali saranno? Ti rivedremo di nuovo a Made in Sud? Sicuramente un programma sulla pesca subacquea. Un programma sulla pesca subacquea. 3 mesi tengo i fravagatura a casa. Vai. Non è vero, un sacco di cose sta facendo. Vabbè, un sacco di soldi. Devo, dall'11 dicembre devo fare lo spettacolo a Teatro Augusteo con Alessandro Siani e Christian De Sica. Questa è un'anteprima che ci dai? Questa è un'anteprima. Va bene. Vai. Questa è... Oh, la domanda la fai. Io dall'11 dicembre i bagabari tutte le sere, immancabilmente ogni e sera. Ti aspetto Gianluca, tu lo sai. In prima fila vedrò lui, l'amico Alessandro e tutti, sì, i grandissimi comici di Napoli. Verremo anche noi con le nostre telecamere, magari. Un saluto. Un saluto alle telecamere di italianews24.net. Italia News 24 e pure 25, che a Natale a noi ci piace sempre. Un bacio a voi, vi vogliamo bene. Ciao.
Sono un adulto, malgrado tutto, si dice in giro che sono Kurt. Mangiando a tavola ad un cenone, ma già stanco opposizione. Se vado in bici in villa comunale, tozzo nel ricci che pedalo, perché faccio questo. Kurt, Kurt, so Kurt e me ne vanto, perché sono tengo una mutante. So Kurt ne magre, ma faccio bagni d'obide, faccio il feso. 1, 2, 3, 4, ci stiamo divertendo, stiamo bevendo, assaggiando cibi buoni un po' da tutta Italia. Infatti ci sono molti stand, varie regioni. Dove siete andati? A Sicilia, assaggiando gli arancini e i cannoli. Tante altre prelibatezze, soprattutto i cannoli. Bravissima, sì, che erano speciali, buonissimi davvero. Poi ci stava la porchetta alla riccia, giusto? Sì. Dei prodotti nostrani, ricordiamolo naturalmente. Però bello, molto buono. Sono giù quando, fra, cioè dai, ti faccio tre botalla. Poi sia, si può avere una cosa in mano? No, un microfono è una cosa più rotonda. Ma tiene una cosa rotonda. E da capo è tutto, Valentina Monte e Mariangela Marotta per Italia News 24.net.